Tre punti per riprendere slancio in vista dello sprint per la chiusura del girone d'andata. L'anticipo di venerdì all'Adriatico Cornacchia contro il Carpi assume grande importanza per il Pescara alla luce della flessione sotto il profilo delle prestazioni e soprattutto dei risultati delle ultime settimane. La classifica, è giusto ribadirlo ancora una volta, continua a essere positiva, ma dalla squadra è lecito attendersi una risposta convincente. L'avversario, tutt'altro che semplice, il Carpi di Castori scenderà in riva all'Adriatico col chiaro intento di coprirsi e ripartire e di irretire il gioco del Pescara, che non dovrà cadere in questa trappola. È vero che gli emiliani hanno il secondo peggior attacco con 11 reti all'attivo, ma a novità si attendono per una difesa che continua a prendere gol con eccessiva continuità. 8 quelli subiti nelle ultime 4 gare. Migliorano le condizioni di Balzano, che dovrebbe rilevare Ciofani, ma soprattutto potrebbe scoccare l'ora di Gennaro Scognamiglio. Con l'assenza di Campagnaro e alcune leggerezze commesse da Perrotta, il difensore campano potrebbe dare esperienza e fisicità ad un reparto che deve anche supportare l'assenza tra i pali di Vincenzo Fiorillo. Fiducia confermata ad Elan Castrati, che a Perugia nel giro di un minuto è passato dalla super parata su Vido all'errore sul tiro di Verre. Un peccato di gioventù per l'estremo albanese, che però ha la stoffa per crescere e migliorare. Restano da monitorare le condizioni di Memushai, ex della partita, e Antonucci. Il loro recupero sembrava molto probabile a inizio settimana, ma le ultime indicazioni non vanno in questa direzione. Così resta forte la candidatura di Melegoni per una conferma in mediana dopo la prodezza del Curi. Per l'attacco difficile pensare ad un tridente poco offensivo con Crecco. Più plausibile il ritorno di Monachello dal primo minuto con Mancuso e Marras ai lati e un Del Sole che scalpita per la prima da titolare. Il Carpi ha una gran importa, fuori causa il titolare Colombi, fermato per 2 turni dal giudice sportivo, e il vice Serraiocco, pescarese e cresciuto nelle giovanili biancazzurre, ma ora infortunato. La società sta valutando il tesseramento dello svincolato Piscitelli, altrimenti toccherà al terzo portiere Sambo.